Salve a tutti amici, in questo video vediamo come affrontare e sconfiggere il boss del Tempio del Vento, Kryogaila. Ho fatto diversi game over, quindi con tutta l'esperienza che ho maturato vi darò dei consigli. Allora, dobbiamo saltarli sotto con la paravela e sferrare tre frecce a segno, ovviamente, in questi tre punti deboli. Dobbiamo calcolare la caduta della freccia, più siamo lontani più sarà difficile. Il trucco è, allora, paravela verso l'alto, se lui è sopra ovviamente, oppure facciamoci cadere se lui è sotto. Quando entra nella sfera, noi dobbiamo cercare di stare sotto la sfera, perché lui spunterà da lì comunque. Ma la cosa più importante è assicurarsi di non cadere sulla nave, perché moriamo per via dei danni da caduta. Ed è la cosa più importante a cui guardare quando affrontiamo questo boss, perché non è neanche un problema il tornado. Ecco, così dovrebbe andare bene. No, troppo alto. Ecco, ok, qui va bene. Calcolate il rinculo quando una freccia va a buon segno. Utilizzate la stessa angolazione. Ok, rimane solamente questa parte qui. Quindi bisogna imparare un po' a capire quando cadere, quando tirarsi su quella paravela. Siate più vicini possibile a lui, ai suoi punti deboli. Ecco, ed evitate di guardare sempre verso l'alto quando siete in questa posizione, perché morite e fate game over per i danni da caduta. Veramente, ragazzi, è una cosa impressionante. Ok. Rimane questo. Quindi prendete esempio un po' dal mio gameplay. Vedete cosa faccio. Ok, così dovrebbe andare. Questa va, perfetto. Quindi altre due frecce così. Poi gli archi si romperanno, quindi ok. Seconda parte. Adesso lui sparerà dei tornado. Non sono poi in realtà così pericolosi se non avete proprio pochissimi cuori. Quindi sì, stateci un po' attenti, ma state più attenti a non cadere. Non ve lo ripeterò mai abbastanza, perché tutti i miei game over li ho fatti così. Ora, se uno mi dice, ma non ho più frecce, infatti io avevo detto di fare incetta di frecce, tecnicamente forse dovremmo andargli sotto con le armi bianche, ma diventa veramente, veramente difficile, non lo so. Ecco, cerchiamo di stare vicinissimi a lui anche dall'alto. Vedete, non è un problema se perdiamo un paio di cuori. I tornado sì, evitiamoli, però non è niente se li prendiamo, ok. Vedete, vedete? Preso un tornado, niente di che. No, sono decisamente troppo lontano, ho anche perso l'arco. Allora, tiriamo su le vite. Ecco, tenetevi ben sani, per così dire. Ok, quindi andiamo lì sotto di nuovo, prima che entri nella sfera. È tutta una questione di esperienza. Magari fate un paio di game over e poi ce la fate. No, sono decisamente troppo lontano. Non sprecate troppe frecce così, soprattutto se ne avete poche. Ecco, questa è una posizione in cui sicuramente ce la facciamo. Provate anche a spaccarne due alla volta se siete in una buona posizione, come adesso. No, come non detto. Poi vedete l'energia, cioè la stamina, la recuperate. Quindi non c'è mai bisogno di andare sulla terraferma. Ok, perfetto, siamo vicinissimi. Ci siamo, l'ultimo. No, decisamente no. Ci siamo molto vicini, ce la facciamo. 1, 2, 3. Ed ecco fatto, così affrontiamo il boss del Tempio del Vento. Credo di avervi dato un po' tutte le indicazioni essenziali. Buona fortuna.